Come sappiamo, domenica Cuneo è passato il Giro d'Italia con la tappa Cuneo-Torino. È tornato in frequenza Mauro Bernardi, presidente del comitato di tappa del Giro d'Italia della provincia di Cuneo, per raccontarci com'è andata. Bentornato, presidente. Buongiorno, grazie dell'ospitalità. Allora, vogliamo raccontare a chi non c'era, ed erano pochi, quelli che non c'erano, devo dire, perché c'era veramente un delirio a Cuneo. Come si è svolto lo scorso weekend, ma soprattutto domenica che ha visto la partenza della tappa Cuneo-Torino? Ma sì, io direi che è stato veramente un weekend molto molto emozionante. Partendo da quello che è stato venerdì, il passaggio sul Colle dell'Agnello, la caduta della maglia rosa, quindi la classifica completamente ribaltata del Giro d'Italia, e quindi creando questa attesa incredibile per la tappa di sabato, la tappa mitica, con arrivo a Sant'Anna di Vinadio, il santuario più alto d'Europa, quindi arrivo in quota oltre 2000 metri, e tutti gli occhi puntati sul giro, perché è un giro che sembrava ormai concluso. Nella tappa di venerdì, proprio quando iniziava a passare nella provincia di Cuneo, il giro viene completamente ribaltato. E poi la splendida giornata di sabato, veramente una giornata a dir poco emozionante, con l'impresa di Nibali, che lo vede arrivare a Sant'Anna di Vinadio, di indossare la maglia rosa che poi porterà fino alla fine, e nella giornata di domenica andrà a sigillare quello che è il suo secondo trionfo al Giro d'Italia, e lo fa proprio sulle montagne cuneesi. Una curiosità poi vuole essere proprio quella che il primo Giro d'Italia vinto da Nibali, Nibali veste la maglia rosa dopo la Cuneo Savigliano, e da lì veste la maglia rosa e va a vincere il Giro d'Italia. Nibali rivince il Giro d'Italia vestendo nuovamente la maglia rosa in provincia di Cuneo. Con lui abbiamo avuto modo di scherzare, Cuneo effettivamente a Nibali ha questo grande campione e porta veramente bene. Quindi è stato veramente un weekend emozionantissimo. L'afflusso di gente è stato altissimo, tantissime persone sul Colle dell'Agnello, un'infinità di persone a Sant'Anna di Vinaglio, c'erano numeri veramente incredibili. La notte di sabato sera a Cuneo, la notte rosa, Cuneo è stato un tripudio, veramente un delirio, come diceva lei, di persone, tantissime, tantissime attività, tantissima gente che è venuta a visitare Cuneo, per poi arrivare alla giornata di domenica, giornata conclusiva. Non siamo stati tanto fortunati a livello delle condizioni meteo domenica, perché purtroppo pioveva, e quindi la bellezza del Giro d'Italia un po' si è perso, perché sarebbe stato bello poterlo vivere serenamente senza pioggia, però comunque un'emozione grande vedere partire questo giro, la piazza Grimberti gremita, le strade gremite di gente, nonostante la pioggia, i portici. Ieri il sindaco Borgni ha trovato un'espressione giusta, secondo me, dicendo che abbiamo fatto apprezzare nei 2 giorni precedenti le nostre montagne quanto era bella la nostra terra. Ieri abbiamo fatto apprezzare quanto erano belli una città come Cuneo, che ha un'area commerciale all'aperto veramente costante grazie ai suoi portici, perché la gente era completamente gremita sotto i portici, perché nel momento della partenza effettivamente la pioggia era proprio battente ed era proprio difficile star fuori. Un weekend emozionantissimo, con tantissima affluenza. Permettetemi di fare veramente un ringraziamento a tutti quelli che hanno collaborato, dai comuni, all'amministrazione, alle forze dell'ordine, tutti quelli che hanno lavorato, ma soprattutto in questi giorni voglio veramente dire grazie col cuore a tutto il mio comitato, che veramente siamo stati unici e imperdibili. Eravamo 10-12 persone, tutti volontari, che abbiamo lavorato tante nei mesi precedenti, e senza conoscerti abbiamo lavorato veramente bene, con un grande spirito di squadra, che io spero di poter trasmettere, perché veramente c'è stata una grandissima collaborazione di squadra. Abbiamo ottenuto un risultato, secondo me, importantissimo e difficile da dimenticare. E io credo che questo sia stato giusto, sul quale io spero che poi si possa continuare in futuro. Sono sicura che sarà così, anche perché è stato veramente un grande successo, come giustamente diceva lei, nonostante la pioggia, nonostante tutto, i nostri portici sono serviti, quindi è andato veramente tutto molto bene. E noi salutiamo Mauro Bernardi, presidente del comitato di tappa del Giro d'Italia della provincia di Cuneo. Grazie per essere stato con noi. Grazie a voi dell'ospitalità, a presto.